campionato è diviso in tre tronconi. Il Napoli in fuga ha continuato a volare contro la coraggiosa Cremonese. Kvaratskhelia ha sbloccato la partita. Osimhen, gol numero 17, segna quasi come Higuain. 5 squadre per 3 posizioni Champions. Il Milan è tornato a vincere contro il Torino grazie a Giroud e punta al traguardo. Torino bene in campo ma attacco all'asciutto. L'Inter difenderà il secondo posto nel posticipo sul campo di una Sampdoria che con gli acquisti ha dato segni di risveglio. Disponibili Brozovic e Lukaku. Un notevole passo avanti l'ha fatto l'Atalanta, vittoriosa all'Olimpico contro l'altalenante Lazio. Partitissime di Højlund e Musso. Zappacosta a segno. La Roma non ha ottenuto il meglio a Lecce pareggiando contro un avversario molto determinato. Nella mischia per l'Europa si è fermato il Torino. L'Udinese non è riuscita a battere il Sassuolo che l'ha rimontata. Qualche possibilità per il Monza che ha vinto a Bologna. Donati ha siglato il successo brianzolo. Juve vittoriosa nell'ex partitissima con la Fiorentina. Rabiot ha spezzato l'equilibrio. Annullati un gol di Vlahovic e il pareggio di Castrovilli. L'Empoli da 0-2 a 2-2 contro lo Spezia, protagonisti Vicario e Verde con una doppietta. In zona salvezza, a parte Cremonese e Sampdoria, il Verona nel Monday Night cercherà punti vitali contro una Salernitana fragile in difesa. In campo Ngonge e Bohinen. Cominciano a delinearsi, insomma, i verdetti più importanti.